Buongiorno amici, come state? Oggi abbiamo un'inquadratura diversa, ma siamo sempre in un'auto elettrica, come potete sentire. Sentite, cazzo, come spinge la coppia. Oggi voglio farvi un video che non riesco a resistere, quindi ve lo faccio in macchina. Vi voglio parlare di Claudio 30. Non Claudio 40, Claudio 30. Un arzillo pensionato di 72 anni di un comune della provincia di Monza. Questo è come è stato descritto nell'articolo che ho letto. Vi informo che l'articolo l'ho trovato scrivendo su Google la seguente combinazione di parole. Ripara buche, multato. Avete già capito cosa è successo, forse l'avete sentita sta notizia. Praticamente questo arzillo pensionato, insofferente e non sapendo cosa fare, ha detto: cavolo, ma queste buche non vengono riparate dal comune, dall'amministrazione. Vado a comprare del bitume e le riparo io, così non mi scasso la macchina e faccio un servizio alla comunità, visto che le mie tasse vanno probabilmente tutte in armi o in mascherine o in banchi a rotelle e non in servizio riparazione manto stradale. Quindi prendo le cose di petto e risolvo i problemi io, perché non si può andare avanti così con buche che non vengono mai riparate. E in merito, onestamente, avrei voglia di farvi un paio di video anch'io alla Lambenedetto, nella provincia di Pavia, perché ci sono delle situazioni che fanno schifo al cazzo, che nemmeno, non lo so, ditemi un nome di una città ucraina che è stata rasa al suolo, distrutta, nemmeno lì le strade fanno così schifo, che sembrano dei crateri, veramente, e qua siamo in Lombardia. Comunque, la storia è emozionante, perché lui è andato a comprare il bitume, mi piace come parole, il bitume, e ha ricoperto la buca da solo, quindi ha fatto un lavoro non richiesto e poi è andato su Facebook a comunicarlo a un gruppo di amici, non lo so se l'ha messo sulla sua pagina, sulla comunità del suo paesino: guardate, ho riparato la buca, basta, vi informo che ho riparato la buca. Immediatamente è scattata la multa, perché Merdalia, l'Italia, paese fogna e canaglia, è andato subito a riprendere il pensionato arzillo facendogli una multa di 880 euro giù di lì, perché lui ha infranto il codice della strada. E visto che viviamo in un paese in cui le regole vanno rispettate praticamente alla lettera, un po' come nel canton di Zurigo, a Zug, in Svizzera tedesca, siamo molto precisi sulle regole, gli hanno fatto subito una mega multa, perché lui chiaramente non aveva le competenze né l'autorizzazione di andare a comprare bitume e metterlo dove cazzo gli pareva a lui, nonostante avesse delle buone intenzioni, nonostante probabilmente l'amministrazione del suo comune facesse schifo al cazzo e che sputtanassero i soldi in rotonde piuttosto che in mantenimento delle strade. Questi sono dettagli. Lui ha infranto il codice stradale facendo un'operazione che, non essendo competente, probabilmente non era iscritto all'albo dei riparatori di buche, quindi avrebbe potenzialmente messo a repentaglio la vita e la sicurezza degli altri automobilisti o dei guidatori di scooter o di monopattino, facendo una cosa appunto in cui lui non era chiamato in causa. Quindi subito è scattata la multa. Il sindaco integerrimo, come vi ho detto, il sindaco di Zug o di Zurigo o di Lucerna, a confronto è uno che è uno approssimativo, uno che le cose le lascia passare. In Italia le regole si rispettano, cazzo, il codice della strada, lo volete capire o no, maledetti? Non andate a riparare le buche se non vi è stata data l'autorizzazione con PEC, carta intestata, bollata, controfirmata e
delega e permesso di magari Mozzarella o di Conte o di qualcuno importante. Non potete fare le cose così, non è che prendete e andate a riparare le buche, come vi permettete? Poi i gommisti di cosa campano se andiamo a riparare le buche in giro? Come cazzo fanno a arrivare a fine mese i gommisti o chi allinea gli assi, no? Quando la macchina ti va fuori asse, comincia a sbandare a destra e a sinistra perché guidi in strade che sembra di essere a Mogadiscio, sembra di essere a Baghdad nel 2003. Cioè, secondo voi, cos'è? Vogliamo togliere il pane ai meccanici, no? Cioè, alle assicurazioni, non lo so. Alla Pirelli, vogliamo togliere lavoro alla Pirelli che poi non scoppiano più i pneumatici. Insomma, giustamente è stato punito. E oggi vedevo il servizio in TV dove lui veniva appunto intervistato dicendo che lui non pagherà mai questa multa. Lui si rifiuta, ha già chiamato l'avvocato, ma questa non è la cosa interessante in cui lui si rifiuta di pagare la multa e chiama l'avvocato, perché in Italia, come sappiamo, ci sono, per gli avvocati il lavoro non manca mai. La cosa interessante è che hanno avuto la faccia tosta di far vedere che lui ha ricevuto una lettera, in questo era il TG4, il TG5, una cagata così a mezzogiorno, ha ricevuto una lettera da un... probabilmente un pensionato, comunque una persona che vive in Irlanda, tra l'altro dicono che era anche omonimo, non so se avesse lo stesso nome, anche lo stesso cognome, non importa, che gli ha scritto in inglese, c'è anche si vedeva un pezzettino delle parole in inglese per farci credere che questa cosa sia vera, e gli ha detto: guarda, anch'io, cioè, apprezzo tanto quello che hai fatto riparando quella buca, anche se illegalmente, perché lo faccio anch'io. Nel mio paesino, in Irlanda, anch'io riparo le buche in maniera coatta, in maniera, come dire, criminale, perché comunque il codice della strada, ragazzi, non si scherza col codice della strada. E quindi ti faccio i miei complimenti e ti dico una cosa: io riparo le buche come le ripari te, ma non lo dico neanche a mia moglie, non lo sa nessuno. Io non vado su Facebook a sbandierarlo ai 420, lo tengo segreto. Perché sono un po' come un moderno Batman, Superman, una sorta di supereroe che ripara le buche in Irlanda all'insaputa di tutti. Non voglio prendermi onori, non voglio medaglie al valore, non voglio essere insignito, non voglio neanche una statua in piazza che mi ricordi un giorno come colui il quale ha ricoperto X buche del suo paesello del cavolo. Quindi lui ha ricevuto sta lettera in inglese da uno che ripara le buche in Irlanda e il servizio ha chiuso dicendo: e notate, tutto il mondo è paese. Quindi vi hanno anche dato quindi messaggi subliminali, e neanche troppo subliminali, quelli però che devono entrare nella vostra zucca da tridosati, da guidatori di Tesla, da boccaloni, da servi del sistema, da cervelli morti. Il messaggio che devono percepire i merdi italiani, e ci tengo a dire che non è che tutti gli italiani sono dei merdi italiani, però la maggioranza sì, prima che qualcuno poi si senta offeso, valutate voi cosa siete. Il messaggio che deve passare da questo articolo è: 1. Se le cose vengono mantenute male, il pubblico fa schifo, non è che arrivi te e cambi le cose e metti a raddrizzare, no, a coprire le buche, a raddrizzare i pali o a togliere i graffiti. No, non fare nulla, lascia che tutto vada allo sfacelo, che tutto, che ci sia degrado, lascia che le cose vadano male. Chi si azzarda a fare qualcosa nell'interesse della comunità verrà punito 880 euro, quello è il primo messaggio. Quindi chi ha deciso di sacrificare del tempo libero, del denaro, per provare a fare una buona azione, è stato punito. Chiaro? Ok, primo messaggio. Non prendere iniziativa, non chiuderemo un occhio, non ti ringrazieremo neanche. No, ti faremo il culo, subito, primo. Poi, secondo, tutto il mondo è paese. Se pensate che in Irlanda, in Germania, in Portogallo, in Spagna, le strade siano meglio che nel paese schifoso in cui vivete in Italia,
No, vi state sbagliando. Tutto il mondo è paese, anche all'estero c'è qualche stupidotto che ripara le buche di nascosto. Quindi, sì, all'estero magari guadagnano di più, però le buche ce le hanno anche lì. Poi il costo della vita è superiore, quindi alla fine restate in Italia, pagate l'IMU, pagate tutte le tasse che vi prendono. Tanto di banchi a rotelle, di rotonde da costruire, non ne mancheranno, non mancano, no? Soldi per sputtanare le vostre tasse non mancano, modi per sputtanarli non mancano. Quindi, questi sono i messaggi principali. Ditemi se me ne sono perso qualcun altro. E poi ovviamente un elemento di... Ovviamente poi c'è l'elemento folcloristico della storiella in cui c'è il contraddittore che ti rappresenta come lo Stato punisca chi fa delle cose buone e lo punisce perché la legge e le regoline sono più importanti del comportamento e del senso civico. Quindi comunque essere egoisti, pensare ai cazzi propri, buttare la spazzatura dal finestrino, buttare le cicche di sigarette, non lo so, rovesciare un cestino, dargli fuoco, probabilmente non verrà punito, ma se vi azzardate a riempire una buca vi fanno un culo così, 880 euro un pensionato che ne prenderà la metà di pensione ogni mese. Questi sono... Questa è la situazione merda italiana, direi. Cosa ne pensate, ragazzi? Avevate in mente di andare a riempire delle buche? Lasciate perdere. Lasciate perdere. Alla prossima. Ciao.